archeologia, 38 anni, eccetera, eccetera. In verità sono ancora attuali, se volete, perché alla domanda che ci siamo posti in tutti questi 38 anni, e sono tante, tantissime, nessuno ha ancora dato una risposta. Vedete, il caso Moro è come, cioè, un grande puzzle, no? Con il fatto di tutto di tesserine. E se noi volessimo istituire, se noi volessimo completare il puzzle del caso Moro con le sole cose sicure che abbiamo, con le sole certezze che i magistrati, la polizia, la politica e tutti quanti ci hanno dato, beh, noi avremmo un quadro praticamente bianco, nel senso che avremmo la faccia del povero Moro, quello con il giornale Repubblica fotografato dalle Brigate Rosse, avremmo dei suoi 5 uomini di scorta assassinati e tutto il resto sarebbe quantomeno indefinito, quantomeno sfuggente. Non possiamo, non abbiamo praticamente niente, non abbiamo certezze, non abbiamo notizie sicure, nonostante 38 anni di indagini, nonostante 6 processi, 8, non mi ricordo mai, 8 processi, 6 commissioni di inchiesta parlamentare, una istituita l'anno scorso. Perché dobbiamo tornare a occuparci di queste vicende? Perché continuare a occuparci di queste vicende? Vedete, sono cose vecchie. I nostri figli sono nati dopo, il mio figlio in verità era nato anche prima, molti di voi sono nati dopo. Anche se noi conoscessimo stasera la verità sul caso Moro, non cambierebbe quasi niente per noi, no? Noi continueremmo oggi o domani a andare al lavoro in fabbrica o negli uffici, a vivere le difficoltà, i problemi di tutti i giorni. Per noi non cambierebbe niente, però dobbiamo andare avanti e farci delle domande, ancora dopo 38 anni. Vedete, la questione sta in questi termini. Qualcuno se lo chiede, perché continuare? Perché continuare a cercare la verità su Moro e sulla strage di Piazza Fontana e sulla strage di Brescia e sulla strage dell'Italicus e sulla strage di Bologna e su questo e su quello? Perché continuare a voler cercare di capire cosa è successo durante tanti anni della nostra vita, dagli anni, molto prima degli anni 60, sapete, dagli anni 50 in poi, o subito dopo la guerra, se volete essere ancora più precisi, fino a oggi. Perché dobbiamo continuare? Perché vedete, se il nostro paese è quello che è oggi, non si deve a quei decenni passati durante i quali non abbiamo saputo impedire che certi fenomeni avanzassero, progredissero e diventassero, non vorrei essere accusato di eccessivo pessimismo, quasi irrecuperabili. Se la mafia è diventata la padrona di mezza Italia, la camorra dell'altra metà, se questo paese è percorso da una corruzione inarrestabile, neanche Mani Pulite 1, Mani Pulite 2, Mani Pulite 3 è riuscito a fermare. Se quando mettete i vostri depositi in banca non siete sicuri di trovarli il giorno dopo, perché le banche non li controlla più nessuno, rispondono a logiche internazionali, mondiali, cinesi, giapponesi. Se non trovate, voi non trovate, i vostri figli non trovano lavoro, un lavoro che fino a qualche decennio fa sembrava essere l'unica cosa sicura in questo paese, no? L'Italia, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, abbiamo scritto. E perché durante tutti questi anni, questo decadimento del nostro paese, l'abbiamo lasciato andare, non ci siamo resi conto che queste forze che assaltavano la democrazia, questo volevano ottenere, cioè un paese che non potesse, non avesse più la forza di replicare. Devo dire, hanno vinto loro? Dovrei rispondere di sì, sulla base del mio pessimismo, ma voglio invece rispondere no, non hanno ancora vinto del tutto.
perché non vincono del tutto, bisogna che noi ci diamo da fare, riprendiamo in mano il lavoro, che gente come Sergio Flaminio, come tanti altri suoi colleghi scrittori, saggisti, no? Per cercare di trovare la verità, scoprire la verità. Sapere chi ha ucciso Moro, chi ha assassinato Moro, chi ha deciso il più grave delitto politico del dopoguerra nel nostro paese, è fondamentale per sapere chi era a determinare quelle linee di controsviluppo, le volete chiamare così, che hanno portato l'Italia a quello che è adesso. Che pian piano hanno impoverito questo paese, hanno persino, l'hanno devitalizzato della sua forza democratica. Io non so quanti di voi ricordano le grandi manifestazioni che nel 68, negli anni 60, 70, tutti noi qui siamo riusciti a fare nel paese, nelle piazze. Le grandi conquiste che abbiamo ottenuto negli anni 60, 70, lo statuto dei diritti dei lavoratori, hanno completato da poco il suo smantellamento, o quasi smantellamento. Ma hanno cominciato subito. Negli anni 70, appena ho approvato la legge sul numero 300, Statuto dei diritti dei lavoratori, l'idea sola che nelle fabbriche i lavoratori potessero entrare e dire assemblea, discutiamo, confrontiamoci, non siamo d'accordo, scioperiamo, che potessero entrare i giornalisti con unità, i lavoratori con unità in tasca, era per loro impensabile, e hanno reagito come hanno reagito, ce l'hanno fatta pagare, in racamella, per le voci. Allora, per dire che ancora proprio la mia cavetta, continuiamo a studiare. Sergio Flaminio ci propone in questo libro il risultato della sua ricerca sul caso Moro, che fa parte del suo curriculum professionale. Sergio Flaminio siamo amici, quindi lo conosco da tanti anni, qualcuno qui a Reggio lo conosce prima di me, perché per esempio a Reggio Emilia il 7 luglio 1960 Sergio Flaminio, l'autore di questo libro, venne qui, lui era segretario regionale del PC. Venne qui e tra le varie cose che fece in quella giornata drammatica, 7 luglio 1960, contattò immediatamente il professor Corrado Corgi, perché Corgi facesse qualcosa, e Corgi lo fece. Corgi telefonò all'allora presidente della Democrazia Cristiana, onorevole Aldo Moro, per spiegargli la situazione drammatica che c'è in questa città in conseguenza delle sparatorie che c'erano stati dei 5 morti. E Moro fece ordinare dal Ministero dell'Interno, al Ministero degli Interni, che la polizia rientrasse nella caserma. La giornata del 7 luglio finì grazie all'intervento di Aldo Moro, probabilmente. Al contrario, poteva succedere di tutto in quella situazione. Corgi ebbe successo, non se ne è mai vantato troppo, ma ho il piacere di ricordarlo, perché siamo qui nella Camera del Lavoro della mia città, di Reggio Emilia. Flaminio, io so che ebbe questo primo contatto. Poi dopo Flaminio ha cominciato a lavorare, è stato eletto deputato nelle file del PC e come tale ha partecipato alla commissione d'inchiesta sulla P2, la Loggia Massonica P2, e poi in quella per il caso Moro. Al contrario di molti altri parlamentari e deputati che hanno partecipato alle riunioni di quelle commissioni semplicemente per sperare che i giornali la parlassero, scusatemi, e qualcun altro anche per fare confusione e impedire che si accertassero le cose che dovevano essere accertate, Sergio Flaminio, con molta fermezza, con molta capacità, con molta intelligenza, ha cominciato a documentare tutto quello che gli passava sotto gli occhi. L'archivio di casa Flaminio, se aveste mai la fortuna di andarlo a vedere, è una meraviglia, è una cosa un'organizzazione straordinaria. Ed è la base, l'archivio di Casa Flaminio, della rete nazionale della memoria,
che è stato costituito dalla signora Moroni, vero? La sua collaboratrice, tra l'altro, e sulla, entrando in questa, in questo come si chiama? Questo blocco, come si chiama? E voi potete, entrando nella casa della memoria della signora Moroni, con il vostro computer, potete entrare nella memoria della storia d'Italia, che non è mai stata raccontata, o quella parte che si è preferito non raccontare. Ce ne siamo serviti anche noi, come associazione familiari delle vittime della strage del 2 agosto a Bologna, documentando le nostre ricerche proprio con il materiale che questo l'archivio della memoria mette a disposizione. E quindi un lavoro straordinario. Ma poi Flaminia ha pensato che insomma non bastasse mettere i documenti e tenerli al sicuro nell'archivio, ma li avesse a disposizione di tutti i nuovi libri che ha scritto. Sono 8, mi pare, i tuoi libri, Sergio? 8 libri. E sulla P2, sul caso Moro. Il più famoso è più quello che più di tutti ha lasciato il segno, il primo poi fondamentalmente, è quello che racconta come l'Italia fosse un paese la cui politica, le cui scelte erano fortemente condizionate dall'America e dalla NATO. Noi, aspetta, come si chiama? Oh, ma dimenticate. La tela del ragno, che è il libro principale del caso Moro, il primo, e poi tutti i libri che hanno determinato, che hanno messo a disposizione degli studiosi di tutti i tagli, di noi giornalisti in particolare, perché se dovete lavorare sul caso Moro, sulla P2, dovete ricorrere per forza alle cose scritte da noi. Siamo arrivati oggi, l'anno scorso, alla pubblicazione ultima, che è Patto di Omertà. Patto di Omertà che significa? Ve lo dico in due parole. Secondo Famigli, il fatto che non si sappia niente sul caso Moro e che tutto quanto è stato detto sul caso Moro sia stato poi in realtà smentito da qualcun altro e non sia possibile accertare mai nulla di sicuro, deriva dal fatto che i brigatisti stessi, e quando parlo di brigatisti, Tonino, non parlo di te, parlo di quelli là, che si sono messi d'accordo, hanno accettato un patto con lo Stato, con la Democrazia Cristiana in particolare, o con le forze che in quel momento erano e sono dominanti, ancora dominanti. Noi stiamo zitti, voi ci date la semilibertà, ci date la possibilità di uscire dal carcere, ci date i benefici, noi stiamo zitti e voi avete la possibilità che nessuno venga a sapere le porcherie drammatiche che sono state commesse durante il prima, dopo, durante il sequestro di Moro e di anche di Cerillo, perché il patto di omertà tra le Brigate Rosse e lo Stato, i servizi segreti eccetera eccetera, riguarda anche il rapimento dell'assessore regionale Campano Ciro Cerillo. Questo patto di omertà è quello che impedisce da un lato alle Brigate Rosse di dire la verità, perché ormai il fatto è stato siglato, e dall'altro che impedisce a noi di sapere che cosa realmente è accaduto. Lo nasce da un memoriale che Valerio Morucci, uno dei capi della colonna romana delle Brigate Rosse, dall'interno del carcere scrisse con la collaborazione da un lato di Adriana Faranda, che era sua complice, anche lei della colonna romana delle Brigate Rosse, e col giornalista Remigio Cavedò, che era il direttore del Popolo d'Italia, cioè il giornale della Democrazia Cristiana, e poi anche con l'onorevole Paolo Cabras, se ricordo bene, che era uno della direzione della Democrazia Cristiana. Questi qui andavano in carcere e prima con Morucci, poi con Moretti, per mesi e mesi e mesi si misero d'accordo per fare un memoriale, però, che Morucci firmasse un memoriale in base al quale si diceva che tutto quello che era uscito dai processi era la verità. Ormai non c'era più niente da aggiungere. Morucci fece i nomi di due o tre brigatisti che non erano ancora stati catturati, però furono rapidissimamente. Non c'è bisogno di cercare altro, tutto è già stato detto, tutto è già chiaro, non c'è bisogno di fare niente. Noi ammettiamo che abbiamo
commesso questo errore, abbiamo assassinato, eccetera, eccetera, basta, finite, nessuno ci ha aiutato e noi delle Brigate Rosse abbiamo fatto tutto e quanto da soli, tutto, firmato Valerio Borucci, siamo nel 1988, credo, e da quel momento nessun brigadista ha più spostato una virgola su questa cosa, e invece non è proprio così. E perché non sia così ce lo spiega Sergio Flavini con il lavoro. Accanto a me c'è anche Antonio Tiziano. ci sono giovani e vanno via così. Antonio Tiziano, che è stato segretario generale della CGIL, voi lo ricordate bene, vostro segretario regionale, nostro segretario regionale, in anni duri, 84, 85, 86, dico bene, Tiziano. E che ha sempre seguito con grande interesse le vicende di cui ci stiamo occupando. Beh, lui è il segretario generale della CGIL per forza, è il capo dei lavoratori italiani, sì, ma anche per una passione personale, per un proprio desiderio di ricerca, di approfondimento. Io per esempio l'ho visto qualche anno fa, forse 7-8 anni fa, ad una mostra a Milano sul caso Ustica. Qui che non c'entrava niente, tra virgolette, col mondo del lavoro. E invece c'entrava, è come se c'entrava. Perché anche Ustica, vedete, così come la strage di Bologna del 1980, è il frutto finale di questo tentativo di impedire l'accertamento della verità sempre e comunque. Noi non sappiamo mai niente. Ma guarda, non dico solo in Italia, eh. Faccio rapidissimamente un esempio. Kennedy, sapete chi l'ha ammazzato, come, quando, perché? Olof Palme, no, ma sei. Prego? Rabin. Ah, bravo, sì, Rabin, chi l'ha ammazzato? Vedete, tutti questi delitti politici non si riesce mai a sapere chi è stato. Ci sarà una ragione, ci sarà un filo, è possibile che ci sia un filo rosso per manipolarci, adesso non voglio fare dietrologo a tutti i costi, ma certo. Ma certo, noi abbiamo vissuto in questa parte del mondo, in questa fetta del mondo che si chiama Occidente, abbiamo vissuto sotto una, quella che possiamo definire una rigida rete di servizi segreti, di servizi di intelligence, di agenzie anche criminali, che hanno fatto per tanti anni quello che volevano. E per quanto riguarda l'Italia, certo, questo ci ha impedito di sapere, di avere le risultanze certe sui delitti che ci interessano. Non è che hanno nascosto le carte, semplicemente, guardate, le hanno anche nascoste sempre questo. Ma vi racconto una cosa, quando ci siamo resi conto che sulle stragi di Bologna, di Brescia e dell'Italicus, non si riusciva a trovare, cioè non si riusciva a mettere insieme il materiale, perché abbiamo detto, beh, adesso speriamo che gli archivi, l'apertura degli archivi da parte decisa dal governo Renzi tira fuori un bel po' di roba, finalmente troveremo quello che ci manca. No, non ci sono questi archivi, se ci sono già stati eliminati. Ma sapete perché? Perché l'indagine, quello che si trova, è assolutamente inutile dal punto di vista giudiziario. Perché gli uffici di investigazione ai quali si sono affidati le procure della Repubblica dopo ciascuno di questi anni erano tutti infiltrati e controllati dagli uomini della P2. Ce lo potrà spiegare Sergio Flavini. Noi abbiamo avuto per 30 anni che gli investigatori che andavano a cercare la verità su questi delitti non rispondevano a loro, ma rispondevano a Licio Genio o agli uomini che Gelli aveva messo al comando dei servizi. Questa è la verità. Se non entriamo in questa logica, rischiamo di non capire quello che è. Parlavamo di Tiziano e del mondo del lavoro. Poco fa Tiziano ci raccontava la reazione di Milano il giorno della strage di Piazza Fontana. Forse voi ricordate quella straordinaria piazza di Milano il giorno dei funerali. C'è la nebbia, le riprese sono tutte in bianco e nero, ci sono
1.000, 10.000, 100.000 persone, forse di più, tutte con le loro faccine, con serie, addolorate, ferme, si capisce dal loro sguardo, non ce la farete fascisti a passare. Un'immagine straordinaria, queste 100.000 o 200.000 persone ferme, immobili e decise a determinare la loro volontà. Ma quel giorno, mi raccontava Pizzinato, fu duro portare la gente, non tanto portare la gente in piazza, convincere per esempio anche il PC a fare la manifestazione, ma che al PC erano convinti che le bombe le avevano segnalate, ce le avessero messe in garage. Questo episodio, che non è decisivo ai fini del giudizio sul PC, ma fa capire come i depistaggi, le infiltrazioni della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti avessero lavorato a fondo tanto da rendere anche le forze della sinistra o insensibili o non sufficientemente attente ai fenomeni che stavano marcando la società. Le conseguenze le abbiamo passate e le stiamo passando ancora adesso. Pizzinato, lei ha, posso darti il numero, tu hai poco fa avevi in cartella un documento interessante che è il fatto che riguarda il fatto che per la sesta volta vi è stata istituita la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. Ecco, finalmente abbiamo speranza che si possa arrivare a qualche risultato importante. Posso? Vai. Si sente bene. Per la prima volta c'è un documento in cui si dice che vi sono responsabilità da parte delle strutture dello Stato di non aver fatto chiarezza sia durante i 55 giorni del sequestro Moro che successivamente nelle indagini che si sono compiute. Ma vorrei, prima di arrivare a questo, sinteticamente fare una riflessione. Siamo qui per il libro di Sergio Frantumi, l'ultimo della lunga serie, Il patto di omertà. In pratica, questa prima conclusione della commissione di indagini sulle stragi, in particolare sul Moro, ammette che cosa? Il fatto, come ampiamente documentato nelle pagine di questo libro di Cronigni, che vi sono delle responsabilità delle strutture dello Stato, delle forze preposte alla sicurezza e degli organi dello Stato nel non aver fatto quanto era necessario durante i giorni del sequestro, 55 giorni, ma già prima, perché era ai servizi segreti, i due, e servizi segreti statunitensi, che era dal mese di settembre del 1979 che le Brigate Rosse avevano compiuto la scelta nei confronti di colpire il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e di come stavano operando per prepararsi a questo. Questo è un dato non di poco conto. Partiamo da un episodio, perché non voglio fare molto lungo su questo, vorrei assieme riflettere su altri. Subito dopo il sequestro e la strage di Via Tane, le forze di polizia fanno l'indagine
in un palazzo. Mi indagano in tutti gli appartamenti mentre in uno. Siccome non rispondono quando suonano il telefono, quando suonano il campanello, eccetera, non andranno mai più ad indagare. Secondo questa prima relazione della sesta commissione di indagine, quella era la sede dove Moro è stato sequestrato per 55 giorni, perché si dice che non è stato spostato. Credo che non ci sarebbe bisogno di altri argomenti per indicare, e di altri fatti, per indicare la grave responsabilità che ha avuto il governo e le strutture dello Stato nei confronti di coloro che hanno posto in atto il più grave attacco nei confronti dello Stato, con il sequestro e poi l'assassinio di Moro, in questi 70 anni. Ci sono molti aspetti, non sto a ricordare quanti, quelli che ricordavo prima, allora. Ad esempio il fatto di come si scrive un memoriale che fa delle omissioni o dice dei falsi, scritto da terroristi, un giornalista della Democrazia Cristiana, è fatto passare al Presidente della Repubblica come fosse un rapporto ufficiale e invece è pieno di omissioni, cioè è un fatto di omertà tra organi dello Stato e criminali che hanno compiuto il più grave attacco nei confronti dello Stato. Vi è un dato in questo libro di famiglie, per cui è che indica e illustra e documenta i vari aspetti, le varie fasi in cui lo Stato, le strutture dello Stato hanno operato attraverso questo patto l'omertà. Io vorrei, se permettete, fare una riflessione. Si è aperto gli archivi relativi alle stragi fasciste un anno fa. Lo scandalo di queste settimane, ad esempio, il comune in cui viveva uno dei responsabili di queste stragi era stato decorato, è stato ritirato dopo gli interventi che abbiamo fatto. Come mai si è fatto tutto questo segreto? E come mai non si è ad oggi, a più anni, perché la strage di Piazza Fontana è del 12 dicembre 1969, non si è ancora fatta una sentenza in cui si indichino i responsabili dei processi percorsi. Sto dicendo a più di 40 anni di distanza, per non parlare degli anni in cui si negava e si continuava a insistere anche dopo, era evidente, come è stato evidente al momento dell'esplosione della bomba in Piazza Fontana e con tutto quel che seguì, che le responsabilità non erano, come si invece continuava a chiamare degli altri. Non si è fatto ancora chiarezza sulla strage di Piazza La Loggia, non si è fatta chiarezza sulla strage della stazione di Bologna, sul treno italico e via.
Quindi abbiamo, e su questo dobbiamo riflettere, su questi 70 anni, che delle strutture, degli organi, dello Stato che hanno la funzione di far applicare le regole e prevenire la violazione da parte, nel caso delle stragi che ricordavo, da parte dei fascisti, come è ampiamente dimostrato, come non se l'ha fatto con gli episodi successivi. Volevo sottolineare questo aspetto perché, se mi permettete, vorrei, credo di non accusare di questa possibilità così, arrivo. La mia esperienza è stata un'esperienza drammatica di aver vissuto il periodo del terrorismo. Ero segretario del sindacato nella città delle fabbriche, quinto centro industriale del nostro paese, sesto San Giovanni. Nel momento in cui c'è stata la strage di Piazza Fontana ero segretario di Milano. Quei decenni, 70-80, tutti i giorni e tutte le notti c'era, ogni giorno, un fatto nuovo. Primo episodio lo avevo il 25 aprile del 1969, quando vi fu la posizione delle bombe che esplosero nello stand della Fiat, della Fiera di Milano. Non determinò morti, solo alcuni feriti. Bombe non esplosero poste in vari luoghi nella stazione centrale. Da quel momento noi decidemmo, quando dico noi intendo CGIL e CISL milanesi, che era necessario organizzare una struttura contro il terrorismo in difesa della democrazia. Si chiama Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo e per la salvaguardia dei valori della Costituzione. È un organismo costituito dalle tre confederazioni, dalle forze politiche democratiche e che porta alla mobilitazione nei confronti di quell'attentato, come è la forza, malgrado la resistenza che vi è, e la campagna della stampa, non si può dimenticare, sono gli anarchici. Io mi ricordo perché eravamo in riunione per discutere il programma della lotta dei metalmeccanici di quel contratto, siamo dire a 400 metri da dove è Piazza Fontana, quando sentimmo l'esplosione. Radio, televisione, giornali e questura e prefettura sono gli anarchici. Noi rispondemmo che dovevamo rispondere con una mobilitazione. Vi fu una resistenza, ma dopo tre giorni, o meglio, due giorni e tre notti di confronto, arrivammo alla scelta che al momento del funerale sarebbe stato lo sciopero generale, avremmo fatto la manifestazione silenziosa, senza striscioni e cartelli, e che significava: con i nostri corpi difenderemo la democrazia nel nostro paese, non passeremo. C'è stata quella mobilitazione, la mobilitazione c'è stata anche successivamente, ma non si andava in quella direzione di indagare di quelli che erano i responsabili. Vorrei che riflettessimo su una cosa,
che è strettamente collegata. La strage di Piazza Fontana avviene all'interno della Banca dell'Agricoltura, nella sala dove alcune ore prima era terminata l'assemblea dei lavoratori che approvava l'accordo raggiunto sul contratto nazionale dei bancari. Era chiaramente contro questo, e non dimentichiamo che la sera prima al Senato vi era stata la prima approvazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e i metalmeccanici si preparavano a una nuova fase dello sciopero e della lotta. Non si indagò. Perché dimenticare che fecero esplodere le bombe che avevano depositato dall'altra banca vicino a quella dell'agricoltura, per cui non si abbia più la possibilità di costruire e dimostrare. Quell'impegno noi lo portavamo avanti. Quel dicembre, voglio sottolinearlo, o meglio, a novembre, il Comitato Politico Metropolitano, che non erano ancora brigatisti, si erano riuniti di nuovo. Ma a dicembre, dopo la strage di Piazza Fontana, si riunirono di nuovo e costituirono le Brigate Rosse. Vorrei ricordare che alla risposta dello sciopero generale dei sindacati, quella grande manifestazione, invece le Brigate Rosse sequestrarono, e fu il primo sequestro, l'ingegner Macchiarini, che era uno dei tecnici che partecipava alla contrattazione aziendale. E lì fu, non era ancora scritto Brigate Rosse, scusate se faccio, perché seguivo quelle trattative per la responsabilità che aveva il sindacato, comparve per la prima volta il volantino con su l'emblema che diceva sequestrarne uno per colpirne mille. La mobilitazione che facemmo a partire dalle tre terme portò dopo alcune ore a liberarlo. Sto diventando lungo, ma da quel momento abbiamo una serie di attentati, di assassini. Vi è una svolta nelle Brigate Rosse che precedono il sequestro e l'assassinio di Moro. Si colpisce chi? Magistrato. Vedi Galli all'Università Statale di Milano, vedi il capo del personale della Ercole Marelli ucciso il giorno dopo che aveva firmato l'accordo con i sindacati, vedi il direttore di uno degli stabilimenti falsi e via. Abbiamo chi si muove e colpisce chi è più attento ai problemi dei lavoratori. Si apre, porta agli accordi. Come si risponde? Mobilitandoci. Ad ognuno di questi momenti noi mobilitammo i lavoratori e facemmo dei grandi momenti di lotta. Avviene un episodio, e poi lascio così, riprendiamo un altro discorso, che indica il passaggio delle Brigate Rosse. Siamo in una notte in cui il vicequestore di Milano e un commissario si recano in un quartiere popolare di Sesto San Giovanni, in casa di Walter Alasia. Per arrestarlo.
perché hanno le prove che è fra coloro che hanno operato e stanno operando come i brigatisti. Quando suonano il campanello, alla porta si presentano il padre e la madre. Dopo qualche minuto, quando sente che c'è la polizia, va a terra all'aria, armato, spara, uccide il commissario, uccide il vicequestore, poi salta dalla finestra, sotto ci sono i poliziotti che cercano di fermarlo, scappa, spara. Vi ho raccontato questo episodio che avviene in un quartiere dove sono tutte case popolari o case pubbliche del comune, con tutti i lavoratori. La madre di Via Langea è una delegata della CGIL alla Pirelli. Il padre Via Langea è un altro militante sindacale impegnato in una fabbrica metalmeccanica. Lo zio è direttore della biblioteca comunale di Sesto. Non so se... Che fare? Il tutto avviene, per quanto mi riguarda, sono neanche 300 metri da dove io risiedo. Raglia muore sotto la finestra dove abitano i genitori di mia moglie. Come rispondere? Inizia la stessa discussione che avevamo fatto dopo l'attentato alla Banca dell'Agricoltura. Di fronte all'assassinio di coloro che hanno e stanno svolgendo il loro servizio, non si può che rispondere con lo sciopero generale. Proclamiamo lo sciopero generale a Sesto San Giovanni. Con una manifestazione c'erano oltre 40.000 persone. Credo che ho ricordato chi erano i genitori, ho ricordato dove avvenne l'episodio e la risposta che dimostra qual era la scelta che avevamo compiuto e i lavoratori stavano compiendo a difesa della democrazia e delle sue istituzioni nella propria, rispetto invece a quelli che non aveva fatto lo Stato. Come facemmo? Era un periodo in cui eravamo in lotta per il contratto. Decidemmo che era necessario formare i lavoratori su che cos'era il terrorismo e perché bisognava combatterlo contro. Facemmo dei corsi con assemblee in ogni stabilimento di Sesto San Giovanni, chiamando a formare i lavoratori, magistrati. Un loro collega era stato assassinato alla statale, terminata una lezione. Chiamiamo a formare contro il terrorismo i professori dell'università che erano stati. Chiamiamo a formare i lavoratori sul terrorismo anche i componenti delle forze di sicurezza, perché si stava facendo la battaglia, avevamo fatto anche la manifestazione per costituire il sindacato dei poliziotti. Niente, si arrivò dopo. Quindi non finisco. Ma nessuno ti ha accusato il sindacato di non aver capito. No, ma è un qualcosa che va più in là. Partecipò Lama, Carmiti, Benvenuto, Trentini. Cioè costruimmo una formazione del perché fossero gli stragisti fascisti delle stragi, fossero i terroristi, se andavano avanti colpivano i diritti e la possibilità dei lavoratori di costruire e di rendere operativa la Costituzione, perché fino a quegli anni le norme della Costituzione per quanto riguarda la fabbrica
il panno non conquistava lo statuto, non erano entrate. Non si può dimenticare che se ero un impiegato facevo 40 ore di lavoro, ma se ero un operaio siete l'ultimo dovevo farne 48. E se poi per quanto riguarda le ferie, l'impiegato aveva un mese di ferie e l'operaio invece che lavorava in fonderia ne aveva solo una settimana. Non posso dimenticare che avevo due file di retribuzione, quella delle donne, quella degli uomini e quella dei giovani. Erano gli anni in cui facevo questa battaglia, la facevo nei confronti dell'azienda, la facevo nei confronti del governo e per farla avevo bisogno della democrazia e quindi impedire il terrorismo. Queste cose le portiamo avanti e potrei continuare con gli esempi, anche se, come non ricordare, l'assassinio di Guido Rossa. Non so se sono riuscito a rendere chiaro come in quegli anni la battaglia contro Carlo Moro, le istituzioni e quella per far vivere i diritti dei lavoratori sui luoghi di lavoro fossero un elemento fondamentale e ha fatto il sindacato. Ha assolto, io credo, questo grande ruolo, lo sottolineo perché spesso si dimentica e se non si coglie, non si coglie neanche perché chi aveva il compito e ha il compito di attuare le norme per la tutela, per la sicurezza, della democrazia contro la violenza deve compierlo, come pure nel fare chiarezza, nel far vivere la verità, perché senza questo le nuove generazioni non hanno futuro, non hanno la possibilità di formarsi. Grazie. Grazie mille Antonio Senato. Adesso spero che tu abbia avuto il tempo di prepararti, come me. Oltretutto mentre ascoltavo il Senato, e tu sei partito dal 1960, data molto importante, perché fu una grande battaglia che ci permise di immobilitare tutto l'antifascismo italiano e che fu una battaglia vittoriosa, perché alla conclusione il governo in carica, responsabile della grande provocazione dell'uccisione non solo dei giovani comunisti di Reggio Emilia, ma di altri lavoratori in altre parti d'Italia, Alicata, Catania, in Sicilia, manifestazioni che avevano visto una grande tensione a Genova, poi a Roma, dove avevamo assistito addirittura alla carica della cavalleria contro i parlamentari che erano alla testa di un corteo antifascista. C'era Pertini, c'era Ingrao, c'era Borghese che era il vice sindaco di Bologna e noi prendemmo a pretesto proprio questo fatto del ferimento, perché Borghese venne ricoverato in ospedale, era un compagno socialista. Era il vice sindaco di Bologna, allora il sindaco era il compagno Dozza. Ebbene, ci permise di mobilitare l'opinione pubblica e nella notte noi proclamammo lo sciopero generale a Bologna, chiamammo le varie federazioni alla mobilitazione e il giorno dopo in tutta l'Emilia Romagna, a Ravenna, a Forlì, a Ferrara, a Parma, e
anche a Reggio avvennero delle manifestazioni ed è nel corso di quella manifestazione che ci fu l'aggressione, la sparatoria, 5 giovani comunisti uccisi, trucidati. Era una provocazione, si voleva che il Partito Comunista reagisse con le armi. Io ho vissuto quel momento, un momento drammatico, terribile, quando arrivai alla federazione di Reggio, dove i compagni avevano gli occhi arrossati dai lacrimogeni e c'era chi gridava vendetta, e io cercai di indirizzare quella rabbia, perché la vendetta non poteva che essere di natura politica. La vendetta non poteva essere quella di prendere un'arma e sparare contro un poliziotto, ma era quella di cercare l'unità di tutte le forze politiche per rispondere con uno sciopero. Chiedemmo alla CGIL di proclamare lo sciopero generale nazionale, ma avevamo il pericolo vero, reale, che qualche provocazione avesse successo. E ci recammo da Corghi, che era il segretario regionale allora della Democrazia Cristiana e presidente dell'ospedale, degli ospedali riuniti, perché ci incontrammo all'ospedale dove c'erano i feriti, e lì gli abbiamo detto: guarda, abbiamo una situazione dove il bicchiere è pieno, basta una goccia e tutto può succedere. Noi la situazione non la teniamo più. Devi dire chiaro e tondo al Presidente della Repubblica, telefona. Allora Presidente della Repubblica era Gronchi. Noi invitammo a telefonare, ad avere immediatamente un intervento. Cosa chiedemmo? Chiedemmo che le forze di polizia si ritirassero in caserma, in modo che non ci fosse la possibilità della provocazione. Ebbene, sapemmo il giorno dopo da Corghi che aveva telefonato a Moro. Fatto sta che alle 11 di sera, in tutta l'Emilia Romagna, dove dappertutto era già stato proclamato lo sciopero generale politico, tutte le camere del lavoro avevano proclamato lo sciopero, ebbene in tutta l'Emilia Romagna le forze di polizia erano consegnate in caserma, e da quel momento l'ordine pubblico fu gestito dal servizio d'ordine dei sindacati, dalle camere del lavoro e dai vigili urbani del comune. I funerali, che furono imponentissimi, che furono una grande manifestazione di antifascismo, dove parlò Parri, parlò lo Stato Maggiore dell'antifascismo, dei partiti antifascisti del momento, ebbene ebbe un eco nazionale tutto questo. Il governo Tambroni, che aveva teso la provocazione, fu costretto alle dimissioni. E anche lì bisogna considerare, io lo sottolineo, perché fu un momento importante della storia del nostro paese, il ruolo che giocò all'interno della Democrazia Cristiana Aldo Moro, che era il segretario nazionale politico in quel momento. Vedete, quest'anno ricorre proprio il centenario della nascita di Moro. Moro è conosciuto soprattutto per essere stato l'oggetto dell'attentato ed essere stato trucidato dalle Brigate Rosse. Ma c'è un Moro che noi dobbiamo far conoscere, il Moro democratico, il Moro della Costituente, il Moro che lavora per l'intesa,
con i comunisti e i socialisti nell'Assemblea Costituente. E gli articoli più importanti della nostra Costituzione, le fondamenta di questo Stato, stanno proprio nel contributo unitario dato da Moro, da Togliatti, da Basso, dalla Pira, da uomini che sono stati coerenti con il passato antifascista. C'è un discorso di Moro, l'Assemblea Costituente, che andrebbe studiato in tutte le scuole, quando Moro, proprio parlando con Togliatti, diceva: noi dobbiamo, Togliatti che era preoccupato di dare una Costituzione al Paese che doveva apparire una Costituzione patto che abbracciasse tutti gli italiani, che fosse sentito come patrimonio di tutti i cittadini italiani. Moro gli dice che tutto questo sta bene, ma che occorre che la nostra Costituzione abbia sì una ideologia deve essere permessa, ed è quello dell'antifascismo, perché le nostre tragedie, le tragedie della nostra storia stanno in un passato che noi dobbiamo assolutamente cancellare. Ora, a quel Moro noi ci dobbiamo riferire e dobbiamo considerare la perdita che abbiamo avuto. E quel Moro che prima, quando viene cacciato Tambroni, si accorda con i socialisti e riesce a fare un governo di centro-sinistra. Certo, c'è ancora la discriminazione anticomunista, ma certamente che rispetto alla situazione precedente per i lavoratori è un passo avanti. E voglio ricordare il 1964, in piena crisi politica di quel governo, vi è il primo tentativo di realizzare in via Fani quello che si realizzerà nel 1978. Perché di questo non si vuol parlare, ma si deve sapere che durante quella crisi esisteva un progetto per rapire il Presidente del Consiglio, che era Moro, per imprigionarlo, per dare la responsabilità di questo fatto ai comunisti e di ucciderlo. Ora, vi è stato chi aveva avuto l'incarico da un ex ministro della difesa, che il protagonista di quel progetto non ha rivelato, ma ci voleva ben poco a capire che si trattava di Randolfo Pacciardi, perché studiando tutte le carte relative a quel tentativo di colpo di Stato, quando verranno fuori le carte, i documenti relativi e anche i risultati della commissione di inchiesta parlamentare sui fatti del 1964 e sulle deviazioni del SIFAR, ebbene si saprà che Pacciardi era destinato, era uno che guidava quella eversione. Ebbene, in via Fani doveva avvenire il rapimento di Moro nel 1964. Ora, questo ci deve far riflettere. Una prova tangibile data da questo Umberto Podestà, colonnello addestratore, istruttore dei reparti speciali alla scuola di arditismo di Cesano, il quale dice: dovevo uccidere Moro. Dovevo prima rapirlo e poi ucciderlo,
e fare in modo che la colpa ricadesse sui comunisti, sulle forze di sinistra. Questo si è saputo per merito di Pecorelli, il quale aveva un rifornimento notevole di notizie riservatissime, perché era amico personale del generale Aloia, che era il capo di Stato Maggiore dell'Esercito e poi diventerà anche capo di Stato Maggiore della Difesa. E Pecorelli ha sempre coltivato certe amicizie nell'ambito degli Stati Maggiori ed ha potuto attingere, e poi col suo linguaggio criptico usciva, e così come è uscito un primo articolo, e è stato il primo a rivelare che il delitto Mattei, che l'attentato a Mattei, l'uccisione di Mattei, contrariamente a quanto era stato stabilito dalla commissione d'inchiesta militare nominata dopo l'incidente dell'aereo di Mattei a Bescafè, ebbene Pecorelli ha detto no, si è trattato invece di un attentato. Poi tutto è rimasto nel silenzio, ma poi si saprà. Effettivamente la magistratura stessa dovrà rivedere il caso e si pronuncerà proprio dicendo che Mattei è stato ucciso. Ma non parlo a caso di queste vicende, perché il Moro del 64, il Mattei, quando venne ucciso ancor prima, il Mattei faceva una politica che aveva creato dei nemici, e sono gli stessi che ci combatteranno per tutto il periodo in cui il Movimento Democratico Italiano si sta sviluppando, e in quel contesto evidentemente c'è chi non vuole che l'Italia vada per una direzione di sinistra. E la stagione della strategia della tensione è lì, bisogna che la vediamo in questo quadro. La strage di Piazza Fontana è l'inizio, ma è l'inizio, è il biglietto da visita per iniziare una stagione che deve determinare una svolta, perché le elezioni del 1968, dopo il fallimento della cosiddetta unificazione socialista, col fallimento del cosiddetto partito unificato, vedeva una situazione di sfilacciamento. Il Partito Comunista, che era avanzato anche in quelle elezioni, veniva ad assumere una forza, un peso specifico politico nella situazione italiana notevolissimo, e naturalmente bisognava, mentre Moro di fronte a quel fenomeno parlava di strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista, ebbene invece si risponde con la strategia della tensione, si risponde con le bombe. Ed è tutta una stagione. Dopo Piazza Fontana ce ne sono altre delle vicende eversive. C'è il golpe borghese, ci sono altre stragi. In Europa avviene uno spostamento a destra, il golpe dei colonnelli in Grecia. Naturalmente i fascisti si sentono ringalluzziti, viaggiano, hanno all'interno dell'apparato dello Stato, abbiamo nei servizi segreti che prendono il sopravvento gli elementi di concezione fascista, abbiamo apparati dello Stato che sono fortemente infiltrati da elementi di ideologia eversiva. Avviene nel 1965 il convegno a Parco dei Principi, e lì
che si delinea la strategia della tensione in definitiva. Si parte con l'esigenza della guerra rivoluzionaria, della guerra non ortodossa, della guerra psicologica. Ma che cos'è la strategia della tensione se non l'applicazione pratica di quella linea? Ebbene, in quella linea noi ci difendiamo. Il Senato ha portato una testimonianza importantissima. Ebbene, in quella linea noi ci rafforziamo. Ad ogni strage, ad ogni fatto eversivo si risponde in massa. Non mentre le bombe erano volte a creare di creare confusione, di creare paura, panico in mezzo ai lavoratori. I lavoratori rispondono uniti, ma ve lo ricordate dopo la strage di Brescia, dopo la strage dell'Italicus? Eravamo in piena estate, 4 agosto, ebbene la Piazza Maggiore ve la ricordate? Ebbene, tutto questo avveniva in una battaglia aperta e quella battaglia ha visto che infine abbiamo vinto. Alle elezioni del 1975 abbiamo conquistato tutte le più importanti regioni, abbiamo conquistato le principali città d'Italia. A quella stagione, a quel momento, la paura l'hanno presa sul serio loro. Kissinger dice: abbiamo la prevalenza delle forze antidemocratiche in Italia, bisogna inventare una strategia nuova. E la strategia nuova è quella della P2, non più le stragi, la penetrazione all'interno. È il momento in cui bisogna adoperare altri colori. Il terrorismo nero deve lasciare il posto al terrorismo rosso. La strategia è quella dell'infiltrazione. E è lì che la partita diventa più difficile, la battaglia diventa più difficile. Prima i comitati unitari antifascisti l'avevano avuta, almeno nella nostra regione, ma non solo nella nostra regione, l'avevano avuta a favore. Dopo invece sono cominciate le difficoltà perché all'interno anche delle fabbriche c'era chi civettava con le posizioni della lotta armata. Ecco, c'è chi ha avuto l'abilità di strumentalizzare i terroristi rossi. Come mai che avviene che a Via Fani sono le Brigate Rosse? Quello che avevano progettato nel 64 la destra, i reazionari, i fascisti, lo progettano le Brigate Rosse. Ma non è vero che fossero partiti subito di lì. Io ricordo bene un articolo di Pingitore, un giornalista di destra, che fece un'inchiesta. Il titolo era: ma è sicura la vita del nostro presidente? Siamo nel 1968, ancora presidente del Consiglio era Moro, e descriveva i tragitti che lui faceva uscendo di casa e andando a Palazzo Chigi, i vari, non era uno solo, i vari tragitti, fra i quali ci mette anche Via Fani. E Via Fani è proprio lì che chiede: ma siamo sicuri che siamo sicuri per la vita del nostro presidente? Tutto questo è sfuggito probabilmente, ma la destra ci pensava da tempo. Ma qui non si tratta dei fascisti di periferia, si tratta di quelli che sono negli stati maggiori, che sono
a livello dei reparti, di grandi reparti dell'esercito, delle forze armate e soprattutto dei servizi segreti. Dopo le elezioni del 75 il reclutamento è proprio nella P2, è proprio rivolto a creare lo Stato parallelo. Ecco, sull'inquadramento politico mi limito a questo. Adesso invece voglio entrare sul concreto di quella strage di Via Fani e chiedo che mi sia permesso di avere la fotografia, eccola qui, la fotografia di Via Fani al momento della strage. Io vi chiedo di fare attenzione sulla logistica di questa strage. Questa è la macchina guidata da Moretti, secondo quanto lui ha dichiarato, ed è ferma allo stop. Questa è la macchina di Moro, che viene a trovarsi incastrata, chiusa, tra la macchina di scorta della polizia, e questa è la macchina che viene a trovarsi, è una Austin Morris, che viene a trovarsi proprio in posizione parallela alla macchina di Moro, nel momento in cui deve cominciare la sparatoria. Tenete presente questa macchina, che impedisce alla macchina, anche all'autista che avesse voluto fare una manovra di sorpasso di questa, perché vi è già un restringimento, anche se debbo osservare che il Moretti forse è andato qualche decina di centimetri più avanti di quello che avevano probabilmente progettato, ma forse non si poteva fare di meno, perché io vi dico, sono stato un gapista, un comandante dei GAP della mia provincia, e vi dico che per compiere un'azione di quel genere, per uccidere Leonardi, che è il capo scorta che si trova seduto sulla destra, Ricci, che è l'autista di questa macchina, io vi dico che proprio avrei fatto così, avrei posizionato quella macchina a fianco, sapendo che durante lo stop le macchine si devono per forza fermare, non ci deve essere tamponamento, e difatti c'è nella discussione un diverbio tra Moretti, che dice che tamponamento non c'è stato, non ci doveva essere, proprio perché nessuno si doveva accorgere, doveva essere messo in allarme, e Morucci, il quale dice invece che c'è stato un violento tamponamento e che questa macchina, che Ricci ha cercato di andare avanti e indietro, ma era in una posizione che non poteva superare. Guardate però che qua c'è un'altra macchina. Fate attenzione anche a questa macchina. Questa è una Mini Cooper. Ora, a chi appartengono queste due macchine? Appartengono questa, e do merito al compagno D'Adamo, che è stato il ricercatore che ha individuato questa situazione. Ha scritto un libro, Chi ha ucciso Iozzino? E lui dice, l'hanno ucciso chi stava qui dietro a questa Mini Cooper. A chi apparteneva questa?
alla società immobiliare Poggio delle Rose, una società di copertura dei servizi segreti italiani. Questa è stata acquistata un mese prima. Chi è stato il notaio che ha fatto l'atto di compra, di acquisto di quella macchina? Chi ha fatto l'intestazione di appartenenza alla società immobiliare Poggio delle Rose? Il notaio Squillaci. Chi è Squillaci? Un ex alto funzionario del Ministero degli Interni. È stato funzionario per molti anni, ha lasciato perché gliel'hanno chiesto il capo della polizia e quindi ha intrapreso la carriera notarile, è diventato subito il notaio del Ministero degli Interni. Ora lui ha intestato questa macchina alla società Poggio delle Rose. La società Poggio delle Rose ha la sua sede in Piazza della Libertà numero 10 a Roma, dove hanno sede anche la società fiduciaria del SISDE, il Servizio Segreto Civile Italiano, dove hanno sede le società immobiliari che io già nel 1999, quando scrissi il libro Covo di Stato, riferendomi a Via Gradoli, dimostrai che quelle società immobiliari, società per azioni Gradoli, società responsabilità limitata Case Roma, società immobiliare, società responsabilità limitata Valle Verde, erano tutte società amministrate da uomini di fiducia del servizio segreto civile, dal SISDE. Tutti gli appartamenti che circondavano l'appartamento in cui risiedeva Moretti, l'interno 11 di via Gradoli 96, erano tutte di proprietà di quelle società legate ai servizi segreti. La società per azioni Gradoli aveva come capo del collegio sindacale un certo dottor Bonori, che è diventato poi l'amministratore del SISDE, colui il quale doveva fare ogni anno i bilanci falsi, i bilanci fittizi che queste società dovevano presentarsi al tribunale, perché ogni società deve presentare al tribunale i propri risultati, i propri bilanci. Ebbene, dovendo nascondere l'attività segreta del servizio, si faceva in modo di avere personale di fiducia che nascondesse la verità e raccontasse al tribunale, perché il tribunale desse il proprio avallo a quegli esercizi finanziari. Ebbene, questa società quindi ci fa vedere una presenza dei servizi segreti sul teatro dell'operazione. Ho detto prima, il merito è di D'Adamo. D'Adamo è arrivato, io non c'ero arrivato a individuare quella macchina era della società Poggio delle Rose. C'è
arrivato, perché lui è proprio partito dal lavoro che avevo fatto a proposito del covo di Stato. Lui si è chiesto: ma questa targa a chi appartiene? Quando ha visto che apparteneva a Poggio delle Rose, ha detto: ma questa società da dove salta fuori? E abbiamo scoperto che salta fuori da quella costellazione di società che circondano, che operano per il servizio segreto civile. Quest'altra macchina, se D'Adamo ha scritto il libro Chi ha ucciso Iuzzino, l'ha fatto perché è convinto, Iuzzino ne vedete qui coperto da un lenzuolo, ebbene lui è l'unico, qui è coperto da un lenzuolo, lui è l'unico che riesce a uscire, a sparare due colpi con la sua rivoltella e viene freddato, e sono ad ucciderlo, stando la testimonianza dell'ingegner Marini, il quale arriva all'incrocio e di fronte, quando sta per iniziare la sparatoria, si ferma e vede lo svolgimento, e lui dice che qua saltano fuori due, i quali sparano, non erano i quattro avieri che erano qui posizionati, e quindi uccidono Iuzzino. Ecco, vi rendete conto? Ma a chi apparteneva questa Mini Cooper? A un certo Moscardi, Decima Mas, imprenditore edile, uomo di Gladio. Aveva cominciato a fare Gladio nella Repubblichina Sociale Italiana, nella Decima Mas. Ha continuato la sua carriera facendo l'imprenditore, aiutato da quella organizzazione fascista penetrata all'interno dello Stato. Ecco, quindi, ora, questa cosa, i brigatisti sapevano? Probabilmente no, non lo so. Non sono in grado di dare una risposta. È un dato di fatto però che quell'azione è riuscita alla perfezione. I brigatisti avevano delle armi residuate di guerra, abbastanza scassate, loro stessi hanno detto che tutte si sono inceppate. Hanno dovuto darsi da fare, ma Gallinari e Bonisoli avrebbero sostituito il mitra, le pistole, la loro posizione, Morucci avrebbe addirittura, si sarebbe appartato per fare il cambio del caricatore, non so, e adesso non ricordo alla perfezione quello che ha detto, ma certo che tutto questo non corrisponde alla velocità e non corrisponde allo svolgimento dei fatti, perché questi sparano tutti da sinistra, i quattro avieri, perché tutto il lavoro sarebbe stato fatto da quattro avieri e da quattro vestiti da avieri. Ebbene, invece c'è chi viene colpito anche da destra. Primo di tutti è Leonardi ad essere colpito da destra. Ora io vi dico, mi fate vedere la seconda fotografia? La seconda fotografia, ecco, si vede la macchina di Moro, la macchina, l'Austin Morris, parallela a quella di Moro, ed è adatta. Loro arrivano, c'è chi si può essere messo nascosto da questa macchina nella parte avanti,
balzare immediatamente su Leonardi. Ho detto prima, un buon gapista avrebbe fatto così, avrebbe proprio disposto quella macchina in quella posizione, avrebbe colpito il primo obiettivo necessario, il caposcorta, l'uomo più addestrato, il più pericoloso, e bisognava freddarlo subito. E difatti Leonardi viene colpito mortalmente al primo colpo. Coloro i quali hanno sentito gli spari dicono di non avere sentito le raffiche. Prima ci sono stati spari singoli, ben mirati, centrati, poi ci sono state le raffiche. Ecco il caso di Leonardi. Vi fate vedere la terza fotografia? Se voi considerate, vedete la macchina di poggio delle rose, quella degli amici dei servizi, ebbene, vedete lo spazio che c'è qui? Accovacciato qui si poteva benissimo nascondere, era logico stabilire una cosa del genere e immediatamente all'improvviso balzare a sparare come di fatti è avvenuto. Tutti i colpi che hanno ucciso Leonardi, il maresciallo Leonardi che si trovava in questa posizione, tutti i colpi provengono da destra. Ora vuol dire che oltre ai quattro che sparano da sinistra c'è, partecipa anche qualchedun altro e spara da sinistra. Fatemi vedere l'ultima fotografia. E l'ultima fotografia vede il maresciallo Leonardi seduto, colpito. Lo vedete con chiarezza, è la prima fotografia scattata dalla polizia scientifica quando arriva in via Fani. Lo vedete, viene descritto in posizione distesa, in posizione, cioè, calma. È lui stesso descritto come non se l'aspettasse, non ha avuto una reazione. C'è invece chi ci vuole dire, anche la polizia scientifica che è stata chiamata da questa commissione a rifare una perizia e ha suscitato soltanto le critiche e gli sberleffi da parte della commissione, ha cercato di sostenere che Leonardi si sarebbe proteso per difendere col suo petto la persona di Moro e quindi per questa ragione sarebbe stato colpito da destra, perché lui avrebbe girato il proprio corpo, eccetera, e invece, come lo si vede, tenete conto che il primo colpo è il proiettile entra dal parietale destro e fuoriesce alla base dei capelli nel collo a sinistra. Un colpo mortale, trafigge il cervello. Ora che mi vogliono dar da bere che dopo un colpo del genere Leonardi riesce a sollevarsi, avrebbe fatto la torsione, poi si sarebbe collocato in quella posizione. Ecco, io credo di aver parlato abbastanza per quanto riguarda l'azione di via Fani. Questo però mi permette di richiamare la vostra attenzione su una serie di coincidenze. Vedete, sono coincidenze. Il fatto che una macchina dei servizi
apparentata i servizi, chiamiamolo come volete, che si trova nel teatro dell'operazione. L'altra macchina appartenente a uno della decima massa, una coincidenza, tante coincidenze. Ecco, un'altra coincidenza da aggiungere è questa, che prima i brigatisti avevano deciso di fare un'azione incruenta, cioè di rapire Moro senza spargimento di sangue. Avevano addirittura progettato di rapire Moro in una chiesa, la chiesa di Santa Chiara, e poi invece si trasferiscono in via Fani. Come mai questa coincidenza di trasferirsi in via Fani dove c'era un progetto precedente dei fascisti? Come mai questa coincidenza? E quando avviene che scelgono via Fani e lasciano la chiesa di Santa Chiara? Questo avviene dopo un fatto importante, importantissimo. Altra coincidenza, dopo all'11 gennaio del 1978, in piena crisi, quando il Partito Comunista ha posto il problema di entrare al governo, e allora si riunisce il Dipartimento di Stato, abbiamo che l'ambasciatore italiano viene chiamato, l'ambasciatore americano a Roma viene chiamato a Washington, e alla fine si emette un comunicato in cui si è detto esplicitamente che le forze democratiche debbono resistere alla tentazione di trovare soluzione alla crisi assieme a forze non democratiche, cioè insieme ai comunisti. È tutto da dire, questa definizione del Partito Comunista non democratico. Moro invece la vede diversamente, continua proprio dopo a quel comunicato. Moro va dritto e cominciano tutta una serie di colloqui che lui ha nel suo studio in via Savoia, chiama i recalcitranti del suo partito, fa un lavoro personale di convinzione, ce la mette tutta per riuscire a trovare l'accordo, e si arriva poi in definitiva a quella che doveva essere il programma della nuova maggioranza democratica nel Parlamento italiano. Un esempio di come pur in condizioni di gravissima crisi, in condizioni in cui sussiste la proporzionale, non c'erano premi di maggioranza in quel momento, ma la proporzionale voleva fotografare, voleva rappresentare lo specchio del paese, e nonostante il frastagliamento politico si riuscì, Moro riuscì a mettersi d'accordo con Berlinguer e avere l'appoggio di tutte le forze democratiche, di quasi tutte le forze democratiche, della grande maggioranza delle forze democratiche. Ecco che allora la coincidenza, dopo quel comunicato avviene lo spostamento, i brigatisti, coincidenza, si spostano in via Fani, e ce lo dice il fatto che il 20 di gennaio c'è chi va al PRA, al pubblico registro automobilistico, ad informarsi su un furgone che era di un venditore ambulante di fiori che si collocava tutte le mattine proprio lì, in quella posizione, nell'incrocio, nel lato dove viene a posizionarsi la macchina di Poggio delle Rose.
Lì c'è da notare che poteva anche spostarsi di 2 metri, aveva tutto lo spazio dietro, il parcheggio non era obbligatorio in quella posizione. Quella posizione però era la posizione strategica per la riuscita dell'operazione. Ebbene, si deve considerare fra le coincidenze che il 20 di gennaio vanno a prendere informazioni e allora di questo fioraio, del suo furgone, di chi è, scoprono che abita in un certo posto di Roma, durante la notte gli squarciano le gomme, così sono sicuri che lui non arriverà. E la logistica che deve svolgersi durante la strage deve essere quella pianificata dalle Brigate Rosse, o parliamoci chiaro, dalle Brigate Rosse e da chi aveva tutti gli interessi di eliminare Moro e di strumentalizzare il nome delle Brigate Rosse, perché lì hanno fatto un lavoro di cesello, perché hanno agito 2 persone sparando, uccidendo Ricci da una parte e Leonardi dall'altra. Erano persone addestratissime al fuoco incrociato, addestrati al fuoco incrociato. Ci vogliono degli specialisti, e i brigatisti continuano a dire che hanno sparato da destra proprio perché altrimenti non volevano ammazzarsi a vicenda con chi stava, hanno sparato da sinistra proprio perché non volevano tirare verso i compagni che potevano essere posizionati sulla destra. Non erano compagni, e non a caso quelli portavano la divisa per distinguersi durante la sparatoria, perché doveva appunto avvenire che la sparatoria mirasse su obiettivi e salvaguardasse la vita degli altri partecipanti, che erano tanto preziosi nella partecipazione quanto erano preziosi coloro i quali si sono aggregati, e si sono aggregati dopo quell'11 di gennaio in cui era stato detto a Moro: basta, questa non è la politica giusta, e per cui lui è andato dritto per la sua strada e ha dovuto pagare le conseguenze. Ecco, io mi fermo qui perché ci sarebbero tante cose da dire ancora, e preferirei che ci fossero delle domande e poter rispondere direttamente a quesiti concreti e a dubbi, e posso portare un contributo in relazione a quello che mi può essere chiesto. Scusate, vi do subito la parola, perché non hai parlato del patto di omertà. Perché hanno fatto questo patto di omertà? Che interesse aveva la Democrazia Cristiana a far tacere le Brigate Rosse? È la prima domanda. Sì, avrei dovuto... il patto di omertà sorge in un momento preciso. È il momento... Siamo negli anni, fine anni 80, soprattutto comincia, per la verità, gli abboccamenti, i primi abboccamenti tra Cavedon e Morucci cominciano già dell'86, si concludono nel 1990 e si concludono quando anche Piccoli, segretario allora della Democrazia Cristiana, prima presidente, aveva sostituito Moro, poi ha avuto un periodo che ha diretto la segreteria della Democrazia Cristiana. In quel periodo lui aveva interesse perché il giudice Alene stava, del resto l'avevi accennato anche tu,
stava indagando sul caso, sul sequestro Cirillo, erano stati versati 1.400 milioni alle Brigate Rosse del Napoletano, e quindi vi era stato un contributo notevole e c'era stato un atteggiamento della Democrazia Cristiana notevolmente diverso da come si era comportata durante il caso Moro. Durante il fatto di Moro vi era stata l'intransigenza più assoluta, di fronte al caso Cirillo vi era stato subito la disponibilità, la trattativa, che era stata una trattativa che aveva coinvolto gli uomini dei servizi segreti, della direzione nazionale delle carceri, aveva coinvolto anche uomini della Camorra come Cutolo, e si era mobilitata tutta una rete della criminalità che faceva pressione sulle Brigate Rosse nelle carceri al fine che si arrivasse ad un accordo, e l'accordo c'è stato. Quando il giudice Aleni ha avuto elementi in mano per cui uomini della Democrazia Cristiana come Gava e altri del Napoletano diligente venivano coinvolti, anche Piccoli veniva a trovarsi in una situazione di difficoltà, quindi vi era il tentativo di dimostrare, anche perché mi risulta che gli stessi napoletani avevano un atteggiamento che potevano ricattare, avevano elementi perché ricavati anche dagli interrogatori che avevano fatto a Cirillo, e tutti i nastri, tutte che poi sono finiti non si sa dove, sono scomparsi come sono scomparsi gli originali di tutto il materiale dell'interrogatorio di Moro, è la conseguenza appunto di un tentativo di accordo fra Brigate Rosse, di un patto tra Brigate Rosse, e che poi vanno individuate soprattutto in Morucci, il quale viene relegato in un carcere che io, quando sono andato a visitarlo, ho considerato che fosse un alberghetto, insomma, nel senso che era un carcere che era molto diverso dai carceri speciali che avevo visto io a Bade Carros, a Novara, in altri carceri italiani, un carcere dove si viveva discretamente, c'era una certa liberalità. Io ricordo che quando incontrai Morucci in quel carcere gli dissi che avrei parlato anche con Savasta, perché sapevo che c'era anche Savasta, e lui dice: ma te lo chiamo io, era lui il padrone lì. E subito fa venire Savasta per dire che aveva un trattamento di preferenziale, un trattamento particolare. Ecco, e quindi c'è stata la trattativa per arrivare ad un accordo. E in che consisteva questo accordo? Chiudere il caso Moro una volta per sempre, raccontando quella che era la verità ufficiale secondo loro, doveva essere una verità che poi veniva siglata dalla stessa magistratura, perché prima sarebbe passata dal Presidente della Repubblica, e così fu. Consiglio. Il memoriale scritto da Morucci e Cavedon, gran parte del memoriale è compilato da Cavedon prendendo gli atti degli interrogatori di Morucci, e quindi quello che Morucci ha dichiarato davanti alla magistratura, ma poi aggiunge di suo degli interi brani che facevano comodo alla Democrazia Cristiana, ecco, e che predisponevano la cosa perché potesse coinvolgere il Presidente della Repubblica, che
fra l'altro seguiva le vicende attraverso Suor Teresilla, era informatissimo su quanto stava avvenendo dentro le carceri. E difatti, quando il memoriale giunge a Cossiga, Cossiga lo tiene lì qualche mese e poi finalmente lo trasmette alla magistratura, lo trasmette perché lui capisce che non poteva fare una cosa del genere, ma lo trasmette a Gava, che è il ministro dell'interno. E il ministro dell'interno cosa fa? Chiama il capo della polizia e il capo della polizia inventa questa bella sceneggiatura. Nel 22esimo anniversario dell'uccisione di Moro, il 9 di maggio, il memoriale arriva finalmente alla Procura della Repubblica. Il procuratore lo affida a Priore, il quale sta predisponendo la sentenza ordinanza per il Moro Quater, e così Priore avrà modo di dichiarare che adesso sappiamo tutto, è tutto chiaro, perché Morucci, la Faranda, perché il memoriale è confezionato fondamentalmente da Cavedon e da Morucci, ma poi è sottoscritto anche dalla Faranda, c'è una memoria anche specifica della Faranda, di conseguenza questa, come arriva alla Procura della Repubblica, e ho detto a Priore, Priore lo considera la verità definitiva e crede così di chiudere. È la verità di comodo. Difatti dopo un po' si saprà come stanno effettivamente le cose. Alcune cose in più sbugiarderanno quella verità, perché chi, contrariamente a quello che aveva dichiarato, che era scritto nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio e di assoluzione per una parte dei brigatisti, di proposta di assoluzione che faceva Priore di non luogo procedere per una parte, ebbene tutto questo avveniva dicendo anche che il quarto uomo è un'invenzione di Flamini, il quarto uomo, eccetera, eccetera, una serie di cose che io avevo sostenuto. È fondamentalmente una smentita del mio lavoro, ed è di lì che parte tutta la storia della dietrologia. E guardate che la dietrologia vuol dire quello, andare a fondo, guardare cosa ci sta dietro a quella macchina, a quella targa, andare nei particolari, voler conoscere i problemi. E va bene, se non che capita un incidente, che quando Rossanda e Mosca vanno ad interrogare, a fare l'intervista per un libro a Moretti nel carcere di Opera a Milano, ebbene succede che c'è un registratore che funziona e Moretti gli scappa di fare qualche nome nella conversazione, e fra le altre cose, parlando proprio del quarto uomo, è lui che dice che c'era un quarto carceriere, che Altobelli non era Gallinari, ma era un altro, e ne dice: ma lui ha fatto un po' di carcere, ma è uno di Roma, di una borgata romana, insomma, dà elementi per cui la polizia che ha registrato riesce ad individuare Maccari, e allora il Moro Quater finisce screditato, condanna lo Iacono e si comincia il Moro Quinques con la sbarra, anche Maccari, e dentro, ed ecco che Raimondo entro, sì,
Questo è un po' la storia del memoriale, che ha una storia, direi, infausta, perché alla fine il proposito fallisce, però al tempo stesso i benefici penitenziari sono stati incassati. E guardate la coincidenza: nel 1990 arriva il memoriale alla magistratura, prima al Presidente della Repubblica e poi alla magistratura, e a dicembre del 1990 arriva la libertà, la semilibertà per Bonucci e Faranda. Ecco, quindi incassano il premio dovuto per il lavoro svolto. E così seguiranno tutti gli altri. Le libertà condizionate, eccetera, verranno poi, da quel momento possiamo dire che si col Moro, difatti il Moro Quinquies è l'ultimo processo, e lì si conclude, anche perché il Moro VI, che avrebbe dovuto approfondire alcuni problemi importanti, viene archiviato, e per quanto è immaginabile, non sappiamo nemmeno, non abbiamo la documentazione, perché l'archivio può essere soltanto di accesso per gli avvocati dei brigatisti o delle vittime, cioè di quelle persone che sono coinvolte nel processo, o le vittime dei fatti che hanno creato i presupposti di quei processi. Ovviamente io non condivido questo tipo di... comunque sia, la domanda che ti faccio è proprio due piccole cose. Se tu ritieni tutto quello, scusa di dolore, tutto che mi ha parlato, se tu ritieni tutto quello che hai detto giuridicamente valido, vai da un giudice, te vai da un giudice, il delitto non va in prescrizione, e gli spieghi e apri un processo. Molto semplice. Se te ritieni che tu hai delle argomentazioni valide, concrete, non semplicemente dei gialli scritti, secondo me, dopodiché io non voglio assolutamente assolutizzare dei punti di vista, e te vai dai giudici, esponi tutti i punti concreti, argomenti, e spiccano di mandaticatura, non c'è alcun dubbio su questo campo. Se è vero, se non è vero, viene a fare le conferenze, scarti i libri. Comunque, il discorso che penso, io ti dico due cose. Io ero in prigione, io ho fatto 16 anni di galera senza aver sparato un colpo, quindi sono uscito per fine pene, di pene non ne ho più per nessuno, anche se qualcuno mi dice, mamma mia, devi stare zitto. Io ero in prigione quando hanno fatto questo tipo di sequestro, io personalmente non condivido, lo dicevo anche prima, non condividevo l'azione perché sapevo che andava a finire così. Poi io ho una tesi adesso che in un processo rivoluzionario l'aspetto distruttivo deve essere inferiore a quello costruttivo. Quando l'aspetto distruttivo supera quello costruttivo, vai nel militarismo, vai nel possiamo fare la filosofia. Per cui io sapevo che andava a finire così perché tu non puoi ammazzare 5 uomini nella scorta, poi liberare loro perché era parlamentare, assolutamente, io sapevo che andava a finire così la faccenda. E il partito della fermezza, perché poi parliamo di chiaro, il governo di unità nazionale è sorto ovviamente con un accordo della CIA e del KGB per combattere l'emergenza che era il cosiddetto terrorismo. Tra l'altro, tra parentesi, noi non ci siamo mai ritenuti terroristi perché non abbiamo mai usato bombe, tanto per essere chiaro. Quindi la confusione tra la strada, la confusione non c'è. C'è un documento di uno che ha fatto una tesi a Bologna sulle Vele Grosse e ha fatto l'elenco di 440 organizzazioni armate che erano in Italia, ha fatto l'elenco preciso di ogni azione firmata da Palermo a Trento, eravamo in un contesto particolare di processo. Dopodiché io personalmente sono contento di non aver vinto, perché avremmo fatto delle cazzate,
con i vecchi comunisti di Ulisse. Sulla storia di Moro, io poi mi sono informato anche dei soggetti che l'hanno attivato, questo lavoro. E tutta questa frontiera ovviamente non la sostengono minimamente, e il partito La Fermezza non ha permesso minimamente di accettare di liberare i prigionieri, però si è inserito il PSI, Craxi, perché ovviamente voleva fare la sua particina, si proponeva di liberare 3 detenuti ammalati e poi li ha liberati ugualmente, però ormai uno si è suicidato finché altro. E io so che se liberavano quei 3 detenuti ammalati lì era una giustificazione per non uccidere Moro. Moro è stato fatto dalle Brigate Rosse, è stato ucciso dalle Brigate Rosse. È stata una cosa che è stata per la nostra sconfitta, compreso anche l'operaio di Genova. È stato un grave errore quello lì, che non l'ho digerito assolutamente. Io so che nel comando c'è stato uno che vogliono ferirlo, poi dopo l'ho dovuto ammazzare, che c'era vero con questi soggetti qua. Io ho parlato con la figlia dell'operaio ucciso e mi sono, abbiamo dialogato quasi 2-3 ore assieme. E gli ho detto: se io ero tuo padre, invece di far arrestare Delardi, l'avrei chiamato a cena per spiegargli che sta facendo delle, perché l'ha chiamato ha denunciato Delardi, che è andato un volantino delle Brigate Rosse in fabbrica, e Delardi l'ho conosciuto in carcere, dunque appena arrestato con 2 figli lo mandano nel carcere di Bari, lontano 2000 km dalla casa, evidente che poi si è suicidato in carcere, cioè Delardi lo darà io. Quindi sono poi, io ho detto lì, è finita la storia, chiuso stop, io poi non ho più diritto a nessuna spaccatura, perché sono applicato, sono spaccato 3-4 tromboni davanti all'Asia Milano, il centro, eccetera, eccetera. Però sostengo che noi siamo stati un fenomeno sorto dopo la guerra del Vietnam e dopo la strage di Piazza Fontana, perché tutti i gruppi extraparlamentari di allora, che la lotta continua per l'operaio, quindi di sinistra proletaria, si è deciso di andare su un piano, perché lo Stato ha dichiarato guerra al movimento con la strada. Quindi noi siamo sotto per noi. C'erano migliaia e migliaia di persone, non c'erano solo le Brigate Rosse, c'era un fenomeno curioso, siamo stati un fenomeno sotto in tutti i paesi altamente industrializzati. In Giappone c'era l'armata lasso giapponese. Torino, sul libro di Flaminia, qualcosa da chiedere? Io lo chiedo. No, perché la storia delle Brigate Rosse. Sì, ma la storia della volume. No, ma perché se riduciamo il tutto il caso Mori degli anni lì, non lo condivido. Vabbè, noi stasera parliamo del caso. Poi hai tirato fuori gli strati, messi tutta assieme, è chiaro che salta proprio un falderone che non accetto. Comunque sì, guarda, io penso che ognuno dica la sua. Tu quello che hai detto sulla storia precedentemente, le tue spiegazioni. Se te ritieni che siano veramente fatti, intrighi, eccetera, eccetera, tu vai da un giudice e il giudice è costretto, perché i reati di omicidio non vanno in prescrizione. Quindi se hai gli indichi, quello lì, qua, devono essere arrestati. Chiuso il modo. Guardo la fotografia, vedo l'auto guidata da Leonardo Ricci con Moro, che è inclinata verso destra. Se avesse fatto lo stesso giro di volante verso sinistra, sarebbe uscito dalla sagoma davanti e forse usciva da via. Ma era stata tamponata davanti. Cioè, scusa, vorrei dire, è andato davanti e poi ha fatto retromarcia bloccando la macchina lì. Non c'era niente da fare. La macchina era bloccata. Sì, però non capisco perché ha inchinato a destra. Perché? Dietro, perché ha capito, ma ormai non c'è niente da fare, era troppo tardi. Le ruote dietro sono molto più vicine in centro strada. Se girava sull'altro lato, si era andato in centro. Cosa pensate del fatto che il reparto del generale della Chiesa sia stato soppresso alla vigilia di questi fatti? Io ho una curiosità, ma è piccola rispetto al... la versione di quei poliziotti che hanno suonato alla porta se è sempre rimasta la stessa, e se questi poliziotti sono ancora vivi, quelli che hanno suonato, che erano di via Gradoli, se sono ancora vivi e se mantengono la stessa posizione.
Nei giorni scorsi è uscito questo volumone, sono 980 pagine. Non l'ho ancora letto. L'ho consultato. Che dice? I nemici della Repubblica. I nemici della Repubblica, secondo questo signore Vladimiro Sata, che è un collaboratore delle commissioni parlamentari, I nemici della Repubblica siamo noi, cioè è Flamini, cioè tutti quanti noi che ci occupiamo, cerchiamo disperatamente di imparare qualcosa in più rispetto a quello che ci viene impedito di sapere. Per il signor Satta, l'autore di questo volume, lui è un cospiratore addirittura, ma detto questo, perché l'ho scritto? Perché questo libro contiene esattamente il contrario di tutto quello che voi potete aver letto nel corso di questi ultimi 20 anni, 30 anni, sui segreti, sui misteri, sulle cose non dette, sulle domande poste che non hanno mai avuto risposta, eccetera, eccetera. I 14 punti interrogativi che Sergio Bradini pone sul caso Moro, che devono essere, meritano una risposta, e come, se vogliamo sapere di più, e che, come dice Pizzinato, addirittura una commissione parlamentare, come primo atto, dice prima di tutto cominciamo a rispondere a queste domande finora in avanzo. Questo qui dice che sono tutte balle. Ma ciò che voglio dire è questo. Come ho imparato che esisteva questo libro, che non è ancora arrivato in libreria? Ho aperto il Corriere della Sera e Paolo Mieli, giornalista Paolo Mieli, tra l'altro bravo e stimato, dedicava alla recensione di questo libro dicendo: oh, finalmente è arrivato qualcuno che ci dice le cose come stanno, che è tutto falso quello che dicono il Sergio Flamini, l'altro Flamini, quello di Bologna, eccetera eccetera eccetera, che dicono che ci sono i misteri, che abbiamo il diritto alle domande, sono tutte male, è già stato tutto detto, è tutto chiaro, anche il caso Moro non te lo farò vedere. Ma il signor Paolo Mieli è lo stesso che in 25 anni che lo conosco, non ha mai scritto una riga sulle cose che Sergio Flamini ha detto questa sera, che ha scritto nei suoi articoli, non ha mai recensito in neanche tanto spazio così l'enorme quantità di volumi che in tanti professori, ricercatori, giornalisti, studenti hanno scritto per porre domande, esigendo risposte sulle cose che ancora non ci vengono, che ci viene impedito. Questo lo dico perché, state attenti, la mia impressione è che sia in corso che una campagna in Kremlin per dire basta con queste balle, basta con queste storie, andiamo avanti, chiudiamo caso Moro, strage di Bologna, Ustica, eccetera eccetera. E addirittura un giornale autorevolissimo come il Corriere della Sera, si sta parlando di un cambio di proprietà del Corriere della Sera, e qualcuno fa il nome di Della Valle, ma dietro Della Valle potrebbe anche esserci Silvio Berlusconi, se prende i soldi di Mr. B, che il paga il Miller, no? Perché la Rizzoli, Corriere della Sera. Allora, stiamo attenti, che sta succedendo che questi ci vogliono chiudere la bocca per sempre. Ho finito. Tocca a te, Sergio, rispondi e poi sentiamo se ci sono altri obblighi. Allora, prima di tutto, per quanto riguarda le cose che mi ha detto Paroli, devo dire che io quei 14 interrogativi li ho posti alla Commissione Moro, sono stato interrogato dalla Commissione Moro, ho mandato il libro, anche questo ultimo, a tutti i membri dell'ufficio di presidenza, al presidente, vicepresidente, segretari, eccetera. Ho mandato a mezza commissione anche altri che me l'hanno richiesto, eccetera, il libro, perché ponevo dei problemi. So che molti si sono, e quando leggo i resoconti mi accorgo che molte volte vengono proposte domande che sono anche la conseguenza del mio lavoro e di quanto a loro ho sottoposto. Ho mandato anche ai giudici, non è che
ho bisogno di fare una denuncia scritta, eccetera. La denuncia è ovvia. Su questa storia c'era stato prima di me, a proposito di chi ha ucciso Iossino e di quella targa della macchina di Poggio delle Rose, c'era stato D'Adamo, e la commissione, il presidente della commissione forse si è trovato in imbarazzo e ha trasmesso al giudice, al procuratore generale, allora era Marini, Antonio Marini, Antonio Marini mi risulta ha interrogato il D'Adamo, ci sono verbali, l'inchiesta è ancora in corso, io spero che qualcosa di concreto, a qualcosa di concreto si pervenga. Del resto io stesso ero stato interrogato dal procuratore generale Ciampoli, quello precedente a Marini, prima che andasse in pensione, e ho visto che Ciampoli si è servito molto dell'interrogatorio a cui mi sono prestato e anche del mio lavoro, perché alla fine ha poi mandato gli atti alla Procura di Roma chiedendo che si procedesse per concorso in omicidio nei confronti di Picenic, l'esperto americano, che è quello che effettivamente ha diretto durante i 55 giorni il comitato di crisi, ha influito direttamente su Cossiga e su Andreotti perché venissero prese quelle decisioni, e nella requisitoria della Procura Generale della Repubblica sta scritto a chiare lettere, le rosse sono state infiltrate da agenti di alto livello, che l'operazione delle Brigate Rosse non è quella descritta da Morucci, ma che vi hanno partecipato altri elementi, altre entità. In definitiva è un po' quello che io ho cercato di sostenere questa sera quando vi ho sottoposto quel scenario che si svolge in via Fani. Ho notato che vi è ancora del lavoro da fare, c'ho poca speranza che si arrivi poi a un provvedimento concreto, perché è vero che è andato in America il pubblico ministero Palamara ad interrogare Picenic. E che volete? Quel Picenic che ha dichiarato che lui si proponeva tre obiettivi quando è venuto in Italia. Primo, recuperare le carte degli interrogatori di Moro, gli originali, e quanto poteva. Secondo, fare in modo che le Brigate Rosse uccidessero Moro. Terzo, indurre le Brigate Rosse al silenzio, al patto di omertà, e la realizza, e guardiamo, nella pratica ha realizzato tutti e tre gli obiettivi. Quando lo ha interrogato il giudice Palamara e gli ha sottoposto sulla base di documenti, anche quelli che lui aveva lasciato al Viminale dopo aver fatto le sue consulenze al comitato di crisi, perché lui suggeriva la tattica e la strategia che avrebbe dovuto adottare il governo italiano di fronte alla strategia, alla tattica adottata dalle Brigate Rosse. Ebbene, che volete? Che lui rispondesse sì, io sono colpevole,
lui ha smentito tutto, lui ha detto ma no, ma io ho fatto quell'intervista da Marà perché la Procura della Repubblica aveva il testo scritto tradotto dal francese perché il Picenic aveva rilasciato un'intervista ad un giornalista della televisione francese e dice io ho ma era un momento così che cercavo pubblicità eccetera e così via, la sua chiacchierata è stata di prendere le distanze sapendo che lui gode della protezione del governo degli Stati Uniti e che quindi la magistratura americana non darà mai la estradizione perché lui era nell'esercizio delle sue funzioni, era stato inviato dal governo americano, dal Dipartimento di Stato americano. Su richiesta di Cossiga lui è venuto in Italia e ha svolto quella sua funzione e lui ha perfino dichiarato a questo giornalista Amarà che lui aveva timore che le Brigate Rosse si accorgessero dell'errore che stavano facendo uccidendo Moro, perché lui si è valso del merito di averle costrette a organizzato la cosiddetta trappola, gli ha illusi che Moro poteva essere liberato, che si potevano liberare dei prigionieri brigatisti, che quindi ci sarebbe stato il cosiddetto scambio di prigionieri, li ha illusi, ci sono state delle trattative, del resto ci sono degli elementi oggettivi. Ve ne dico uno, come mai che prima che uscisse il 10 di aprile del 1978, che uscisse la lettera di Moro su Taviani e il comunicato numero 5 che accompagnava quella lettera, lettera importante dove Moro praticamente faceva una serie di allusioni ai segreti di Stato e in particolare a Gladio, è quella lettera dove lui parla di Henke e si riferisce a Taviani, Taviani è quello che ha firmato i patti per Gladio nel 1956 senza nemmeno informare il Consiglio dei Ministri ma soltanto alcuni ministri di sua fiducia. Così pure lui, Taviani, nel 1956 arrivò a stabilire l'accordo perché sì, gli americani avessero costruito la base per l'addestramento antiguerriglia a Capo Marraggio e il denaro veniva tutto dato dagli Stati Uniti per questa operazione, un accordo in pratica che ci metteva come Stato in soggezione rispetto a un altro Stato. Così pure, non a caso in quella lettera Moro fa riferimento ripetutamente ad Henke, Henke era quello che era il capo di gabinetto di Taviani, che conosceva tanti segreti, ed è quello che era anche il capo del CIT nel momento che è avvenuta la strage di Piazza Fontana. In quella lettera su Taviani Moro dice molte cose, ma quelle cose potevano essere capite soltanto da un ristretto numero di uomini politici e uomini militari che erano quelli che conoscevano direttamente quei patti, quelle clausole, quella condizione di legame con i servizi segreti americani. Quindi il Picenic aveva paura che le Brigate Rosse se ne fossero accorti
e avessero liberato Moro, lo dice esplicitamente. Invece lui li costringe, prima li illude, e ci sono elementi che ci sono stati abboccamenti. Stavo dicendo a proposito della lettera Taviani, il servizio segreto civile, il SISDE, viene a conoscenza del contenuto di quella lettera il giorno prima che le Brigate Rosse lo pubblicano. Come mai? Naturalmente vuol dire che c'è stato un contatto, c'è stato forse più di un contatto. Un contatto c'è stato tramite il Vaticano, se non solo per le cose che sono emerse, per le cose che ha detto alla nuova commissione Moro il Monsignor Fabbri, ma anche per una serie di altri elementi. Ci sono state delle trattative e quindi forse si erano illusi, dice, era proprio il mio gioco, quello di illuderli e poi chiudere improvvisamente, fargli capire, irritarli in modo che uccidessero Moro. Ha detto questo lui, e difatti che cos'è? Il comunicato falso del Lago della Duchessa è messo in contemporanea con la scoperta del covo di Via Gradoli, il 18 aprile del 1978. Cosa vuol dire questa scoperta? Se non che noi vi siamo addosso, sappiamo dove siete, cosa fate. Sapevano tutto, ma in via Fani, ci sono i servizi segreti, ma è venuto fuori anche durante il processo, il primo processo, che Lucia Mogbel era una confidente della polizia e abitava nello stesso pianerottolo di Mario Moretti. È quella che dice che aveva ascoltato la trasmissione in alfabeto Morse. Ci sono fatti concreti, c'è un altro fatto. In archivio ho documenti. Quando mi ha interrogato il procuratore generale, gli ho mandato tanto di documenti. Tutta la documentazione su Piceni gliel'ho mandata perché ce l'avevo in archivio. In archivio c'ho anche un documento che è dell'ammiraglio Martini. Un documento del 30 di marzo del 1978, siamo ancora prima della scoperta del covo di Via Gradoli, e Martini si preoccupa di intervenire a favore di Arcangelo Montani, che è un agente del SISMI, è un sottufficiale dei Carabinieri. Dove abita? Nella casa di fronte a quella di Moretti. A me una giornalista ha detto chiaro e tondo di avere visto Moretti parlottare con Montani, ed è logico che potevano parlarsi perché sono tutti e due di Porto San Giorgio, è il paese dove è nato Moretti, e non c'è una grande differenza di generazione tra i due. Che cosa ci faceva Montani se non il suo compito di osservatore, di spia, di spione? È spia, così come l'altra faceva la confidente della polizia e abitava nel pianerottolo di Moretti. Lì c'era un controllo ben preciso, quindi se si scopre quella, con uno stratagemma dell'acqua del rubinetto posto su una scopa perché il fiotto dell'acqua finisca tra delle piastrelle sconnesse per avere la sicurezza che poi l'acqua penetrerà nell'appartamento sottostante e quindi saranno costretti a chiamare i pompieri, come del resto avvenne, però fatto in una maniera che non si arrestasse né Moretti né la Balzerani che abitavano lì dentro. Difatti loro impareranno dalla televisione, saranno avvertiti, e sarebbe stato logico
che la trasmissione non riprendesse, ma chi ha permesso di entrare nel covo il giorno stesso che era scoperto, che filmasse e poi si desse notizia in modo che gli abitanti potessero mettersi in salvo? Ma non è questa una partecipazione? Non è questa una violazione di elementari elementi, diciamo, di rispetto per vanno condotte le indagini? La differenza di come si comportò la polizia giudiziaria quando venne scoperto il covo di Mediglia, vi ricordate? A Piano di Mediglia. Ebbene, lì i carabinieri si nascosero, aspettarono che arrivassero, ci fu anche un conflitto a fuoco dove un carabiniere venne ucciso, ma vennero arrestati quelli che abitavano nel covo. Ecco, invece lì no, invece lì succede il contrario. Succede che dalla sala operativa della questura, quel giorno era di servizio Antonio Esposito, e commissario capo iscritto alla loggia massonica P2, cosa fa lui? Ordina alle gazzelle, ordina alle pantere, alle pattuglie della polizia, dei carabinieri, di correre in via Fani, e avevano scoperto il covo. Per cui quando arriva colui che avrebbe potuto magari fare quello che gli uomini di dalla Chiesa avevano fatto anni prima, acquattarsi, aspettare, arrestare, invece succede che vede che c'è una folla, ci sono già i giornalisti, via sanno Gradoli, già tutto, Gradoli, dice, eccetera. Questo, sì, parlo di via Gradoli. Esposito è lo stesso che era, comandava la centrale telefonica il giorno del rapimento di Moro in via Fani, è vero? No. Sì? Ci sono degli indizi, questo, però io ho fatto un'indagine, no, lui viene, il P2ista, cioè lui in base al ruolino dei turni da effettuare non doveva essere in servizio. Poi, visto quello che è successo, lui giustifica che è corso subito, si è messo al servizio dopo che era successo il fatto. Ecco, io mi baso su, sinceramente sono guardingo, quando parlo cerco di essere sempre, poi magari le cose stanno, ma non ho, anche se penso che potrebbe essere, cerco di trattenermi perché ritengo di avere, di dover parlare quando ho documenti concreti. Ecco, qui è stata fatta una domanda sugli uomini di dalla Chiesa. Perché hanno sciolto il gruppo comandato da dalla Chiesa? Questa è l'opera avvenuta dopo a quel passaggio che vi ho detto, dopo il 74, quando la P2 opera nel campo dell'infiltrazione e si, non solo prima si distrugge, si scompagina il gruppo di dalla Chiesa, quei carabinieri che avevano fatto parte del nucleo speciale costituito dopo il caso Sossi vengono mandati ai vari reparti, ma non operano più come avevano operato prima, come gruppo autonomo specializzato proprio nella battaglia contro il terrorismo. La stessa cosa è capitata agli uomini di Santillo, e guardate, questo è ancora più grave, perché dalla Chiesa ha avuto, diciamo, il licenziamento da quell'incarico all'inizio del 1976, mentre invece Santillo ce l'ha proprio quasi alla vigilia del caso Moro, perché c'è un decreto del gennaio 1978
che scioglie il gruppo di Santillo, che era l'unico elemento formato da specialisti nella lotta contro il terrorismo, e il personale viene disperso in tanti altri compiti, ma che non avevano niente a che fare con la lotta al terrorismo. Per cui quando succede il rapimento di Moro, lo Stato si trova completamente privo, disarmato degli strumenti per fare quella battaglia. Dovranno poi richiamare dalla Chiesa, dopo che Moro è morto, per fargli rastrellare tutti i covi e vedere di reperire le carte che possono essere ancora in giro del caso Moro, le fotocopie che erano andate in giro del... Ed è incomprensibile che i brigatisti non abbiano pubblicato nulla di quelli, di quel memoriale, di quegli scritti di Moro. Sappiamo bene che loro pubblicano il brano su Taviani e non pubblicano quello su Andreotti, dove Moro era molto più critico, molto più severo, molto più pugnace. Come mai loro, che avevano tutto l'interesse dal punto di vista della lotta allo Stato, niente, non pubblicano? Proprio anche quello scritto che conteneva la rivelazione dell'esistenza di Glavio, di un segreto di Stato, mica lo pubblicano. Ecco, il silenzio è il patto di omertà. Abbiamo lo stesso comportamento dei servizi segreti e delle Brigate Rosse. Mentre i servizi segreti si preoccupano di arrivare, naturalmente parlo di servizi segreti guidati, indirizzati da Piceni, indirizzati dagli uomini iscritti alla P2, perché sono loro che hanno in mano quei servizi. Mentre loro si adoperano per catturare gli originali di Moro, i brigatisti che li hanno li tengono custoditi, segreti, proprio per conservare un segreto dello Stato. Vi è una contraddizione dal punto di vista di un comportamento rivoluzionario, dico, vi è una contraddizione talmente grande che è inconcepibile. Questo è vero. E devo dire che se quando sono usciti gli scritti la prima volta, vi ricordate La Repubblica e l'Espresso, nell'ottobre del 1978, quando si scopre in via Montenevoso dalla Chiesa, gli uomini di dalla Chiesa scoprono quei dattiloscritti, ma se... Mentre Repubblica e gli altri pubblicavano quelle cose, ma i brigatisti avevano un'occasione, bastava scrivere anche un capitoletto per dimostrare che c'era la menzogna, perché loro avevano tagliato, avevano purgato l'originale, avevano censurato, avevano tolto la parte relativa non solo al segreto di Stato, ma anche i segreti privati, là dove si parla dei finanziamenti alla Democrazia Cristiana, dove si parla di Andreotti, e non dico soltanto di Andreotti legato alla CIA, ma di Andreotti per quanto riguarda il ruolo e i suoi legami con uomini della strategia della tensione. Ebbene, bastava che pubblicassero qualche cosina di quel genere e avrebbero fatto fare una figuraccia al governo, allo Stato. Quindi il patto di omertà è quello, il silenzio da una parte e il silenzio dall'altra. Quante volte si può parlare in questa storia di patto di omertà? Qui l'ho usato perché c'è un fatto concreto, un memoriale elaborato da Morucci, e si trattava di dimostrare che non poteva essere quella la verità, ed era una delle occasioni.
ma direi che in tutta la storia delle Brigate Rosse, almeno quella che va dal 1975 in poi, si può benissimo parlare di patto di omertà. Ecco, io ho finito.